Beh, intanto buongiorno a tutti. Mi aspettavo assolutamente un discorso così di Mario Draghi, anche dopo le sue dimissioni e il rinvio di Draghi al Parlamento. Draghi ha fatto Draghi e ha ribadito la ragione per cui un anno e mezzo fa l'Unità Nazionale lo ha portato a governare il Paese. E ha chiesto una domanda molto netta e molto secca, a cui credo la politica deve rispondere, perché Draghi non è un politico, altrimenti il suo discorso si leggerebbe in altro modo. Chi vuole seguirmi mi segue e il Paese ha bisogno di questo. Ha detto: se questo Parlamento, in queste condizioni, io dico così balcanizzato e così destrutturato, è in grado in questi 4 mesi di fare le cose che Draghi ci ha detto che dobbiamo ancora fare. Perché faccio degli esempi molto concreti, che è la riflessione che c'è in essere anche nel centrodestra di maggioranza. Il Partito Democratico è disponibile in questi 4 mesi a ritirare le sue bandiere legittime di battaglia, dalla cannabis al suicidio assistito, alla ius scuole, su cui tra l'altro alcune cose, per esempio sugli scuole, io potrei essere d'accordo, no? E di concentrare in questi 4 mesi solo sul programma che Draghi ha detto? Il centrodestra altrettanto, su alcuni temi, penso al DL concorrenza o una parte del centrodestra, è disponibile a rinunciare a delle battaglie? Il Partito Democratico a Piombino il rigassificatore lo fa fare o non lo fa fare? Se il Parlamento non è in grado di accettare queste sfide, il realismo della politica, ed è quello che ci ha detto anche Draghi, è di assumersi la responsabilità di dire che questo Parlamento non è più in grado di fare queste cose, altrimenti sopravviviamo e facciamo più danni di quelli che avremmo dovuto fare. È chiaro che io sono da sempre una persona, cioè noi con l'Italia si qualifica per essere responsabile e per aiutare il bene comune del Paese, ma qual è il bene del Paese oggi con questo Parlamento? A questa domanda il vertice di centrodestra, non solo Lega e Forza Italia, deve rispondere. Spero di aver spiegato qual è la questione che è in corso. Beh, sono direttrice, io le ho detto in maniera, secondo il mio linguaggio, esattamente che la risposta alle domande sono poi questi malesseri, che però non sono solo nella Lega, sono anche in altri pezzi del Parlamento, perché poi anche gli scissionisti del Movimento 5 Stelle alcune battaglie rinunciano, perché questo è il tema vero, cioè Di Maio sul tema del termovalorizzatore, sul tema del rigasificatore, sul tema della necessità del fare le cose in maniera molto diretta, è in grado di sostenere questa cosa? E io credo che questa sia... I malesseri sono ovviamente il malessere di un Parlamento che ormai non ha più un punto di riferimento politico. Quando è così, forse se non si può governare e se non si può attuare quello che ha detto Draghi, dobbiamo assumerci tutte le responsabilità. Il centrodestra deve verificare questo, quindi lo decideremo all'1:30. Sì, direttrice, posso fare solo un'osservazione, perché c'è lì Polito, credo che ci sia ancora, e ho letto un editoriale interessantissimo, perché dice che la politica si è spostata al governo, e Draghi è il governo che fa politica. È vero, ma quello che manca come pezzo è che Draghi non è un politico e non fa politica, perché non ha un partito, perché non scende in campo, perché non si fa eleggere, e perché è esattamente questo l'anomalia a cui siamo di fronte, no? Ed è ad un certo punto, secondo me, prego. Ha ragione, sì, certo. Sono assolutamente d'accordo. Ci vediamo dopo, direttore, buon lavoro. Presidente. Un attimo.
tra un'ora e mezza insieme con Forza Italia, Berlusconi, Salvini e noi con l'Italia, proprio per prendere una decisione unitaria. Mi sembra che il presidente Draghi sia stato netto e chiaro. Intanto ha individuato di chi è la responsabilità di questa situazione, perché non è che possiamo dire è stato diretto e del Movimento 5 Stelle. In secondo luogo ha detto che le uniche condizioni per poter continuare è che quel modello di Parlamento che lo sostiene, quindi un'amplissima maggioranza, possa continuare nel fare le cose. Credo che la politica, e si debba assumere la responsabilità il Parlamento, di verificare non se il governo è in grado di fare le cose che ha detto di fare, perché è evidente che è in grado, ma se il Parlamento, così balcanizzato e così diviso, sia in grado di rispondere a quella domanda. Faccio e declino un esempio. Il Partito Democratico, che come me chiama la responsabilità, ha il coraggio di dire a 6 mesi dalle elezioni che non vuole più fare la battaglia in Parlamento per battaglie legittime per sé, che sono la cannabis, che sono, su cui non c'entra il governo, ma che sono assolutamente divisive? Ciao Paolo. Perché se non ha questa disponibilità, è il Parlamento che risponde di no a Draghi, perché è evidente che se tu tieni questi argomenti mentre dobbiamo discutere delle fare le cose insieme, non reggiamo, che è quello che ci ha detto Draghi. Così come il centrodestra deve ovviamente rispondere alla stessa domanda: le riforme che ci ha chiesto, siamo in grado di sostenerle o non siamo in grado di sostenerle? Il rigasificatore a Piombino, mi sembra che siano state delle manifestazioni abbastanza particolari, in particolare da parte di una parte politica, ha detto che si fa. Poi uno è in grado di andare fra 3 mesi alle elezioni a dire ai suoi elettori, o fra 4 mesi, guarda che il rigasificatore trivellare nell'Adriatico, cioè l'energia è una grande sfida. Comunque noi lo decideremo insieme, perché il centrodestra è unito, e a un'ora e mezza io credo che la responsabilità, l'assunzione di responsabilità di un Parlamento, la riflessione è del Parlamento, a 6 mesi dalle elezioni, perché le elezioni comunque a marzo ci sono, indipendentemente da chi pensa di farle a marzo, perché se è insediato a marzo ci sono. In questi 5 mesi, cioè che da qui alla legge di bilancio, perché poi ovviamente si scioglie, siamo in grado le forze politiche, ognuno assumendo, e le coalizioni, di assumerci quella responsabilità? Siamo frazionati, siamo divisi, il Parlamento è ancora in grado di far questo? Credo che, oppure è il momento in cui si va alle elezioni e su alcuni temi si fa decidere gli elettori, no? Quindi anche perché... tassisti e balneari la funzione? No, io voglio dire, poi la posizione anche all'interno del centro-destra su alcuni contenuti ovviamente diversificata, il catastrofe, votato noi con l'Italia, non è stato a favore, quindi voglio dire, ma a questo punto non è più solo una questione specifica, è una questione necessaria. E l'ho detto anche Draghi, andare al voto non è, cioè voglio dire, poi comunque Draghi sarebbe la persona, è il Presidente del Consiglio che guida la transizione, non è che sparisce Draghi, i decreti attuativi si possono fare. Non sto anticipando una posizione, sto solo dicendo che mi sembra che Draghi sia stato netto e molto chiaro, e non poteva che essere così dopo le sue dimissioni. Lui però voi sosterrete un governo, mettiamo caso che c'è la scissione all'interno del Movimento 5 Stelle, si ricrea una sorta di maggioranza, in quel governo voi ci sarete? Ma questo lo stiamo dicendo. Intanto abbiamo dal discorso dei driver abbiamo capito che il Movimento 5 Stelle non c'è, perché mi sembra che il colpevole e la responsabilità sia stata molto chiara e molto netta, no? Cioè, Draghi non mi sembra che abbia usato parole così leggere su chi ha avuto la responsabilità di rompere questo lavoro che stavamo facendo. In secondo luogo, ribadisco, la scelta e la risposta che il centrodestra deve dare è se la sta assumendosi ovviamente la responsabilità, e se oggi questo Parlamento è ancora in grado di fare le cose che ci ha chiesto Draghi, o 6 mesi o non è meglio andare a elezioni. Questo lo decideremo. Quindi un governo con un patto di fine legislatura? Beh, per forza di cose, se rimani devi fare quel patto di fine legislatura da qui a metà dicembre, perché anche questo è un patto di legislatura, togliendo gli argomenti divisivi. Perché voi vi immaginate noi che abbiamo a settembre dobbiamo discutere della legge di bilancio e contemporaneamente facciamo, alcuni partiti fanno, come potremmo fare noi, sulla cannabis, l'ostruzionismo per un mese, bloccati il Parlamento sulla cannabis. Allora siamo dei folli, no? Allora ognuno, compreso la sinistra, deve assumersi questa responsabilità. Non abbiamo risposte su questo però dal PD. Grazie. Ciao. Eccoci. Siamo subito. Sì, devo prego. C'ho l'ufficio di presidenza. Vai. Titoli e un minuto di titoli e ci diamo. Dopo vai a Villa Grande.
così diamo la notizia del vertice. Bene, la produzione è successa? No, c'è Paolo adesso. Cambiamo, c'è Paolo. Va bene. Paolo, va bene la posizione, lo hai invertiti? Sta andando, è da lì che è arrivata la notizia. Sì, qua, cerchiamo un subito. No, perché se vuoi andare lì là, contemporaneamente, ti chiedo solo. Puoi chiedere? Ehi, Giancarlo. Ecco, volevo aspetta, faccio una battuta qui e poi giochiamo, volevo confrontarmi. Chiedi a Monica se ci trova una macchina per andare a Villa Grande. Sì, ok, siamo pronti. Ok. Il discorso è stato seguendo che non possiamo definire. Beh, da Draghi. Come? Da Draghi. Da Draghi? Ah, ok. Draghi ha fatto Draghi. Draghi ha fatto Draghi. Cioè, nel senso è stato comunque duro, cioè non ha nascosto nulla, doveva fare altro, no? Cioè doveva fare il discorso che doveva fare. Quasi quasi avevamo anche il tempo di una foto. Gli ho dato la faccina. Dai, 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 però devi fare. Dai, ok, arrivano. Forza Gaetano. Grazie. Via. Sì. Devono entrare con la macchina, ma sa. Sì, Giovanna, ecco, noi siamo con Maurizio Lupi, lo ringraziamo, noi con l'Italia, anche perché poi deve correre per alcune riunioni, tra l'altro ci sarà un vertice confermato di centrodestra a Villa Grande con Silvio Berlusconi e tutti i leader, tra cui Maurizio Lupi. Da studio Giovanna chiedeva, bisogna capire ancora alcune posizioni, nella Lega tutti hanno notato il fatto di non aver applaudito l'intervento di Draghi, prima Salvini uscendo ha detto saremmo compatti con Forza Italia e tutto il centrodestra, Giorgetti è stato un po' più sibillino perché ha detto ma siete compatti, ma ha detto ma dovremmo discuterne anche con Forza Italia. Qual è lo stato dell'arte all'interno di una coalizione che fino a questo momento ha posto delle condizioni per sostenere un Draghi bis, non con il Movimento 5 Stelle, ma insomma qual è la situazione? Beh, intanto mi faccio dire che mi aspettavo il discorso che il Presidente del Consiglio ha fatto, Draghi ha fatto Draghi. La stima nei suoi riguardi da parte nostra, quindi quella d'Italia e mia, è assolutamente ancora più aumentata, perché non poteva fare così, ha detto di chi è la responsabilità della situazione in cui ci siamo trovati, cioè del Movimento 5 Stelle, e non ha usato mezzi termini. Ha detto la ragione per cui sta andando in Parlamento, è venuto in Parlamento per verificare se ci possono essere le condizioni per proseguire, e ha dato una sfida al Parlamento, cioè alla politica, come è giusto che sia. Ci sono ancora le condizioni per poter in questi 5 mesi, ribadisco 5 mesi perché si vota in ogni caso a marzo, non a maggio, per fare le cose che Draghi ha detto oppure no. Questo mi sembra che sia la sostanza. Noi adesso c'è in corso un ufficio di presidenza di Noi con l'Italia e poi andremo al vertice di Villa Grande. Io credo che dobbiamo avere non è più in questione il governo, non è più quello che noi dobbiamo decidere, non è un giudizio su Draghi e sul governo, gli abbiamo chiesto noi di fare le cose che ha fatto, ma è un giudizio sul Parlamento, cioè un Parlamento balcanizzato, un Parlamento che è ormai frammentato in tante parti e un Parlamento che si sta preparando le forze politiche alle elezioni. La domanda è, il Partito Democratico, per esempio, che come me è responsabile, ha il coraggio in questi 4 mesi, rispondendo a Draghi, e ce lo deve dire al centrodestra,
che di togliere tutti gli argomenti divisivi che possono entrare in un Parlamento legittimi, la cannabis e tutte le scuole, il suicidio assistito, legittimi, ma che a 4 mesi in un contesto di questo genere non si possono fare. E sono bandiere legittime, perché per la loro campagna elettorale decideranno gli italiani. Il centrodestra su alcuni temi, penso il DL concorrenza o alcuni partiti del centrodestra, siamo in grado di essere seri e corretti e di sostenere quei temi? Il centrosinistra sul rigasificatore di Piombino sfida i protestanti e dice si fa un test stop, cioè, perché se non è così e se non sei in grado di far così, c'è solo una, la democrazia ha un unico principio su quei temi e sulla politica: ridare la parola agli elettori. E credo che Draghi abbia chiesto questo con molta semplicità, e credo che il centrodestra unito debba dare una risposta a questo. All'1:30 ormai, come ha detto la Meloni, il giorno del giudizio c'è, e quindi credo che ognuno si assumerà le sue responsabilità, ma basta fingimenti, perché sennò poi alla fine facciamo dei danni. Non è più solo però il Movimento 5 Stelle, non più non solo il Movimento 5 Stelle, sono tutti i partiti che devono assumersi delle responsabilità di fronte ai impegni presi. Draghi è quello che ci ha chiesto, cioè non è che ha detto il Movimento 5 Stelle è fuori gioco, no? Diciamo che ormai in una partita di calcio il Movimento 5 Stelle non è più, hanno fatto danni inenarrabili e hanno portato purtroppo drammaticamente a questa situazione. Una volta che non è più, noi abbiamo l'alternativa delle elezioni il 2 ottobre, quindi agosto e settembre, elezioni il 2 ottobre, il Parlamento si risiede il 30 ottobre e Draghi che continua a governare per l'ordine dell'amministrazione, oppure 4 mesi ma in cui però si fanno le cose. Perché se non le facciamo, dopo è peggio per tutti, cioè non è un problema solo dei 5 Stelle, ma diventa un problema di responsabilità, di credibilità, non di Draghi, che non ha problemi della sua credibilità, ma della classe politica. Quindi io credo che a volte la sincerità e l'assunzione di responsabilità di una classe politica premi di più che il fingimento di dire Draghi vai avanti e dopo un po' magari digli votiamo qui la cannabis, così io sono costretto a fare l'ostruzionismo e per un mese il Parlamento è bloccato sulla cannabis e non invece per approvare, come ha detto Draghi, le riforme. Giovanna, noi ringraziamo Maurizio Lupi che davvero scappare, deve scappare, ci sentiamo una cosa al volo, certo, un secondo solo, certo. Ragazzi, deve proprio scappare. Sì, c'ho l'ufficio di presenza in corso, dì. La seguo per un pezzo. Sì, vieni. Sta finendo l'intervista. Riporto perché non ha l'auricolare, se i 5 Stelle oggi votassero la fiducia, il centrodestra non andrebbe avanti con uno strappo. Ma io credo che i 5 Stelle... Se i 5 Stelle votassero la fiducia, ma credo che sia un'ipotesi irrealista. Dopo quello che ha detto Draghi, cioè Draghi ha detto i 5 Stelle non esistono più, cioè non esistono. Cioè uno, se Tajani ha fatto un esempio, Bruto, dopo che ha tentato di uccidere Cesare, non è che può ritornare, siccome Cesare si è salvato e lo ha solo ferito, al ritorno e dice oh sono qua Cesare, grazie. Cioè, 5 Stelle fuori gioco, si sono assunti la responsabilità di sfasciare questa unità nazionale, Unione Nazionale per il termo valorizzatore di Roma, ovviamente decideranno loro cosa fare. Quindi per noi non è in gioco il Movimento 5 Stelle, ma è se la maggioranza ampia che va dovrebbe andare da Partito Democratico fino all'EU, fino al centrodestra, da noi con l'Italia, Forza Italia e Lega, ha ancora le condizioni per poter non sostenere Draghi, ma governare insieme. Cioè noi dobbiamo stare insieme col Partito Democratico, con l'EU e dall'altra parte Lega, Forza Italia e Neco d'Italia. Grazie mille Maurizio Lupi. Giovanna, a te. Ha detto questa necessità che Draghi, anche 1.5 anni, aiutasse a raggiungere tra l'altro gli obiettivi che con orgoglio Draghi ha rivendicato e che rivendichiamo anche noi. Bolkestein, riforma delle pensioni, che sono due temi proprio in antitesi con il programma della Lega. Ma infatti, sono anche, perdoni, anche mi sembra il rigasificatore di Piombino, qualche problema lo gioca anche da qualche altra parte del campo o sbaglio? Il Partito Democratico, siccome adesso il Partito Democratico è responsabile ed è responsabile, allora vi faccio una domanda semplicissima al Partito Democratico. Stiamo un mese qui dentro al Senato, alla Camera, a fare l'ostruzionismo legittimo contro la cannabis, perché credo che uccida i ragazzi e il cervello lo bruci, oppure ci occupiamo delle cose? Ci dia una risposta il Partito Democratico, ritira questi argomenti, perché la sfida oggi non è più su Draghi. La sfida è: questo Parlamento è in grado o non è in grado di lavorare ancora insieme con una Unione Nazionale senza 5 Stelle? Credo che sì. Il centrodestra deve assumersi adesso questa responsabilità. Quindi il centrodestra è in grado di lavorare insieme? Perché noi abbiamo finito lo risponde... Salvini, siamo compatti. E ne risponderemo adesso, ci ritroviamo e credo che sia serio per una classe politica e serio anche per una coalizione che fra 4 mesi
o due mesi può candidarsi e vuole candidarsi e governerà l'Italia, a dare questa risposta, anche perché su alcuni temi poi la politica è fatta che gli italiani votano. 5 anni fa hanno votato il reddito di cittadinanza del Movimento 5 Stelle, io non è che posso dire che gli italiani sono stupidi, ho sbagliato io, però i danni li abbiamo visti. Lei ieri partecipava al vertice con Draghi, rispetto a quello che poi ha detto oggi? Io mi aspettavo esattamente questo discorso, devo dire che è stato un incontro lealissimo tra noi del centrodestra e Draghi, il segno anche della stima eccetera. Draghi secondo me ha fatto Draghi e non poteva fare altro che questo. Senta, viaggerete insieme a Meloni, cioè centrodestra vuol dire insieme a Giorgia Meloni? Adesso partecipa? Noi adesso la Meloni ha la posizione chiara, è sempre l'opposizione, vuole le elezioni eccetera, è il centrodestra di maggioranza che si deve ritrovare. Poi la coalizione contatterete, ma credo che dopo a Giorgia, come è giusto che sia, rappresenteremo la decisione della maggioranza di centrodestra che sostiene il governo. Però la coalizione di centrodestra è compatta, lavoriamo ancora in piedi la maggioranza, cioè il centrodestra. Me lo auguro, ci dovremo anche vedere con Giorgia, mi auguro.